Dopo l'infanzia arriva il periodo dell'adolescenza. Cosa significa vivere l'adolescenza all'interno dei testimoni di Geova? È ovvio che io quando parlo di testimoni di Geova perché parlo del contesto in cui sono vissuto. Non parlo di testimoni di Geova perché voglio attaccare i testimoni di Geova. Io racconto la mia esperienza, sto raccontando la mia esperienza di un contesto in cui sono vissuto, un contesto che ho toccato con mano, un contesto che conosco, un contesto di cui posso parlare. Io non potrei mettere in bocca cose di qualche contesto che io non conosco. Io parlo di ciò che conosco e sto raccontando la mia esperienza, iniziando dall'infanzia, passando ora all'adolescenza, per arrivare poi alla fine di questo percorso della mia esperienza raccontando la fuoriuscita da questo ente e cosa ha comportato questo ente. Arriva l'adolescenza, il periodo delle scuole superiori, è un periodo difficile per ogni ragazzo vivere l'adolescenza. E se già di per sé il periodo dell'adolescenza è un periodo difficile per qualsiasi ragazzo, perché sono il periodo dei primi impulsi sessuali, il periodo delle prime cotte a livello sentimentale, cioè è un periodo particolare per ogni individuo, il periodo che va dai 12 anni fino ai 16, 17, 18 anni, più o meno, chiamiamolo, no? Il periodo adolescenziale. Viverlo all'interno dei testimoni di Geova, questo periodo, è ancora più traumatico. Se da un lato, e questo io lo riconosco e non posso negarlo, non posso dire che non è così, se da un lato vieni preservato dal fare magari delle stupidate, delle ragazzate, dall'altro lato in realtà stai subendo un massacro. Un massacro perché la vita dell'essere umano è proprio fatta da questi step: infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia. E nessuno di questi step può saltare. Significa che chi cresce nel testimone di Geova, ci sono dei step che vengono saltati. L'infanzia, l'adolescenza, ti devi iniziare già a ragionare da adulto. Non posso fare questo perché, altrimenti se no subisco un comitato giudiziario. I comitati giudiziari, cari amici, per chi non lo sa, sono degli organi interni costituiti da esseri umani senza arte né parte. Non hanno lauree, non hanno studi in psicologia, non hanno niente. Sono stati nominati da altri esseri umani a tenere sotto controllo l'ente a livello locale. Ed intervengono spesso quando succedono i famosi peccati gravi. A differenza della Chiesa, che magari uno va, si confessa da un prete, lì da testimoni di Geova, se uno commette un peccato deve affrontare dei step. E questi step richiedono proprio l'istituzione di un comitato giudiziario che valuta la tua situazione. Ed è proprio come quando si fa una causa. Allo stesso modello, solo che non ti puoi avvalere di un avvocato difensore, non ti avvali di nulla. Ci sono questi tre anziani che stanno lì ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi peccati, ad ascoltarti facendo anche domande anche molto intime a volte durante i comitati giudiziari che uno fa, subisce. E quindi da ragazzo pensare a dover subire un comitato giudiziario solo perché magari avevi dato un bacetto a una ragazza, perché dovete sapere che per i testimoni di Geova anche baciare una ragazza può portare a un comitato giudiziario. Può portare. Perché? Perché devono indagare se durante quel bacio tu hai provato passione. Se durante quel bacio c'è stata un'erezione, o seppure la donna si è eccitata, se hai messo le mani da qualche parte, cioè questo significa subire un comitato giudiziario.
Immaginate un adolescente che si sta approcciando all'altro sesso, vivere con la paura di un comitato giudiziario. Mi innamoro di una ragazza, devo stare attento perché c'è la perenne paura di questo comitato giudiziario, di questo ente che lo potrà venire a sapere perché qualcuno ti ha visto e ti ha accusato. E quindi tu dovrai dare spiegazioni su quello che hai fatto. Ecco come vivere l'adolescenza nei testimoni di Geova. Ma anche il fatto stesso dell'iniziare a conoscere il proprio corpo, no? Nell'adolescenza succede anche questo, alla parte iniziale dell'adolescenza. Uno inizia a sentire degli impulsi ed inizia a conoscere il proprio corpo. Anche questo può diventare fonte di comitato giudiziario qualora uno è battezzato. Dal momento che io mi battezzai all'età di 14 anni, quindi in piena adolescenza, si viveva sempre col groppone sulla spalla di non peccare per non essere visto e subire un comitato giudiziario. E non fa scoppiare poi lo scandalo nella congregazione, perché poi questo succede, il comitato giudiziario poi spesso porta o a una riprensione pubblica, che è peggio secondo me della disassociazione, è molto peggio della disassociazione, la riprensione pubblica, perché per un disassociato sa che è stato cacciato fuori e quindi nessuno gli rivolge parola, nessuno cerca di indagare. Invece la riprensione pubblica, dove nome, cognome è stato ammonito, è stato segnato nome, cognome dell'individuo è stato segnato, inizia a creare dei dubbi, chissà cosa avrà fatto. E poi ci sono quei fratelli più curiosi che in buona fede magari si avvicinano e ti chiedono: ma ci ha combinato, che cosa hai fatto? Scusate l'indialetto ogni tanto che esce. Che cosa hai fatto? Perché ti hanno segnato, no? Significa poter uscire, la segnatura, ecco, significa poter uscire in servizio ma non poter commentare alle adunanze. Ti devono trattare da segnato, che è quasi un disassociato, quindi non può stare neanche in compagnia a livello di svago con gli altri componenti della congregazione quando si è segnato, perché sei un pericolo pubblico, non sei un disassociato, ma sei un pericolo pubblico per la congregazione. E quindi immaginate un adolescente, uno che si è battezzato giovane, dover vivere con questa eterna paura di finire sotto un comitato giudiziario. Ma non solo, poi in quel periodo, nel periodo in cui io mi battezzai, che poi iniziai le scuole superiori, adunanze, torre di guardie, assemblee, tutto era un continuo fine del mondo, fine della malvagità, nuovo mondo, quindi impieghiamo bene il nostro tempo. Questo non è il momento di impegnarsi in attività secolari, sto parlando degli anni 2000, 2001, 2002, quelli sono gli anni. Tanto che io lasciai le scuole superiori per impegnarmi nel servizio di pioniere a tempo pieno. Lo feci per preservare me stesso, perché in quel momento, in quel periodo io, e questo è la prima volta che lo dico, e questa è la prima volta che lo dico, io ero attratto durante le scuole da una ragazza, ma sapendo quello che poteva succedere, fuggii da quella tentazione, diventai pioniere regolare. I pionieri regolari, sempre specifico il termine, sono quelli che si impegnano maggiormente nell'andare a suonare i campanelli, nel trovare gente disposta a prendere o le pubblicazioni della Watch Tower, o addirittura, se qualcuno ancora più predisposto, a diventare un nuovo adepto. Ringraziando il cielo, io non ho portato mai nessuno all'interno di questa organizzazione, e di questo, nonostante sia stato pioniere regolare, ne sono stracontento, anche perché io, il mio modo di vedere
la predicazione o il portare il messaggio a qualcun altro era un modo di vedere diverso di quelli che avevano i testimoni di Geova, che hanno i testimoni di Geova, cioè di quello di voler a tutti i costi dare un prodotto o prendere un nuovo addetto. Io facevo una campagna di informazione perché io credevo fortemente in quelle cose che mi erano state insegnate. Bibbia alla mano, cercavo di convincere le persone, mi facevo ascoltare, però sempre la prima cosa che ho sempre detto, la libertà di scelta è una cosa personale. Punto. Anche se poi, magari quando ti allontanavi da quella porta c'è il fratello, sì, ma tu dici così, però questo è anche un messaggio di giudizio perché noi, non accettando quello che tu stai dicendo, le persone poi saranno distrutte in quanto tu sei testimone del fatto che loro non stanno accettando quello che tu stai dicendo. Non ho mai condiviso questo aspetto del voler decretare la morte delle persone. Ed è questo il modo in cui cresce un adolescente, sotto pressione, dover stare attento a non commettere questi errori gravi e soprattutto se uno, io l'ho vissuta veramente, veramente in modo lineare la mia fede. Io ci credevo e mettevo in pratica. E quindi se c'era una tentazione scappavo dalla tentazione, perché ci credevo fortemente. Arriviamo così ai nostri giorni. Arriviamo così ai nostri giorni. Ci sarebbe tanto.